Analizziamo adesso qualche motore di ricerca, come anche nel Clear Web, quando vogliamo effettuare una ricerca, quando ci servono delle informazioni, il punto di partenza è il motore di ricerca. Per cui, anche in questo caso, anche nel Dark Web abbiamo i motori di ricerca. Per cui, come sempre, connettiamoci a Tor. La prima operazione da effettuare è andare su checktorproject.org e verificare che Tor stia funzionando correttamente. In questo caso la risposta è affermativa, per cui andiamo in partiamo sempre da thehiddenwiki.org e qui ovviamente possiamo cliccare ad esempio su Torch, che è un motore di ricerca che abbiamo già anticipato, e tramite quest'ultimo ci possiamo connettere a questa da Hidden Wiki Fresh 2018-2019, che mi sembra particolarmente aggiornata. Quindi su Torch possiamo vedere questo banner che ci permette di arrivare direttamente a di questa Hidden Wiki 2019. Clicchiamo e arriveremo su questa. Ovviamente questo sito potrà cambiare, ce ne potranno essere altre. Cerchiamo sempre di trovare del contenuto aggiornato, del materiale informativo aggiornato. Questa mi sembra particolarmente aggiornata. E qui abbiamo l'Introduction Points Search Engine. Qualsiasi ricerca, anche nel dark web, ha senso farla partire da un motore di ricerca. E quindi qui ne abbiamo alcuni. Onion Land, basta cliccare, tasto destro, apri link in una nuova scheda così da non perdere. Ecco, una precisazione, sarebbe meglio non utilizzare il Tor browser a finestra ingrandita su tutto lo schermo, perché ciò permette di essere tracciati in quanto il browser può restituire delle informazioni sullo schermo e quindi può aiutare un eventuale attaccante a rintracciarci. Dovrebbe sempre stare su finestra, non tutta allargata, ma parzialmente. Infatti, se io l'allargo, ovviamente mi viene un warning che mi dice che massimizzando Tor browser i siti web possono risalire alle dimensioni del tuo schermo e questo può servire a rintracciarti. Quindi viene consigliato di usarla così. Ora io, ovviamente, per motivi così di test educativi e per farlo visualizzare meglio, la tengo allargata. Onion Land è quindi il primo motore di ricerca che possiamo osservare, stile molto stile Google, e qui possiamo, ovviamente ci dice che possiamo trovare gli hidden services and access to the Tor's Onion site. Quindi qui mettiamo una qualsiasi keyword, che so, ad esempio books, se ci interessano dei books, Onion Land Search. Ovviamente attendiamo qualche secondo e qui possiamo vedere che ci vengono restituiti 31.000 risultati e sono tanti per essere comunque un motore di ricerca di servizi Tor, di Onion, e possiamo vedere che qui vengono restituiti tutti i siti.onion. Alcuni di questi funzioneranno, per esempio proviamo questo, altri no. The Book Source. Ci clicchiamo, quindi uno basta che scorre, legge questa piccola introduzione al contenuto del sito e poi sceglie su quale posizionarsi. In questo caso ci sta mettendo un po', può darsi che non sia attivo, altrimenti uno ne prova anche un altro finché non trova un sito funzionante che può essere utile ai propri scopi. Ecco, BookSource. Ah, qui ci permette di inserire l'ISBN di un libro e di trovare e ci restituisce poi il libro in oggetto. Questo è giusto un esempio, quindi qui siamo su Onion Land come motore di ricerca. Torniamo sulla nostra Hidden Wiki, possiamo cliccare ad esempio su Visit Tor, che è un altro motore di ricerca, che funzionerà in maniera molto simile. Anche qui abbiamo una barra in cui inserire una certa ricerca, ad esempio Book, clicchiamo su Search e ci verranno restituiti tutti quei siti che per qualche motivo sono legati alla parola book. Ovviamente osserviamo, sono sempre .onion, quindi sono i cosiddetti hidden service, e clicchiamo su quello di nostro interesse. Andiamo avanti, questo, amia.fi, altro motore di ricerca che funziona praticamente nello stesso modo, inseriamo un termine, clicchiamo su search. Abbiamo DuckDuckGo, questo è un hidden service that search the clear net, quindi questo è un motore di ricerca che
che come URL avrà appunto Onion, ma che ci permette di ricercare le informazioni nel Clear Web, quindi non cerca gli hidden services, ma lavora nel Clear Web. Quindi ad esempio io voglio effettuare una ricerca nel Clear Web, ma voglio essere anonimo, allora utilizzo questo motore di ricerca. Quindi se io qui digito book, quello che mi verrà restituito non saranno siti.onion, ma saranno siti del Clear Web, del web standard, come possiamo osservare, .com, eccetera. Quindi questo può essere utile in determinati casi. Abbiamo questo hidden password, the largest forum in deep web, quindi qui si parla di un forum. Come possiamo osservare, molti siti non sono disponibili. E poi abbiamo Torch, che abbiamo già visto in precedenza, questo qui l'abbiamo già analizzato. E poi c'è quest'altro che ha Onion Link List, quindi un'altra lista di siti.onion. Ovviamente ne nascono sempre di nuovi, quindi ripeto, è necessario trovare sempre le informazioni aggiornate. Basta navigare un po' e poi si arriverà a ottenerle.